Quale preferisci, Eva? Secondo me è meglio questa. Questa? Mm-hmm. Adesso sappiamo qual è il miglior telefono del mercato. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente torniamo con un'analisi Lightroom. Era un pochettino che non la portavo sul canale, non avevo a disposizione né tempo né nuovi modelli tra le mani, ma sempre grazie al mitico Nando 75 finalmente ho potuto provare un brand che tra l'altro non ho mai provato prima d'ora, ovvero Sony, con questo Sony Xperia Pro 1 Nando 75, che vi ricordo punto di riferimento assoluto per vendita e ritiro di smartphone usati su Roma e su tutto il territorio nazionale con spedizione in tutta Italia. Date un'occhiata al canale Telegram che vi lascio qui sotto, è il primo link che trovate. Detto ciò, io andrei a bomba con questo confrontone. Confronteremo questo Sony con Xiaomi 13 Ultra e iPhone 14 Pro. So che a livello temporale siamo un pochettino scorretti, nel senso che questo Sony è uscito a fine 2021 addirittura, è stato il primo telefono, se non erro, quantomeno di ultima generazione, perché parecchi anni fa qualcuno c'era arrivato per primo, ad utilizzare questo sensore da un pollice proprio di Sony. In teoria, nonostante i quasi due anni che ha sul groppone, rimane il modello di punta Sony e siamo in attesa di una versione Pro Mark II. Sony, brand particolare, lo sappiamo quasi tutti, è un brand di super nicchia per quanto riguarda il mondo degli smartphone e lo si nota secondo me subito. Qualche considerazione su di lui in generale magari ve la lascio alla fine, io direi di buttarci subito su Lightroom. Allora, primo scatto, siamo leggermente più stretti di un mezzo busto, direi. Differenze focali innanzitutto tra le due, siamo sui teleobiettivi. Per Sony, che vi posiziono sempre a destra, abbiamo un 50 mm, per iPhone un 77 mm, sensore un po' più grande in casa Sony, 1 su 2,9, mentre iPhone ha un sensore di 1 su 3,5 pollici. E anche a livello di diaframma in vantaggio Sony con un f2.4, mentre iPhone ha un f2.8. Allora, letture molto diverse. iPhone col suo Apple Pro RAW va subito a proporre una resa lavora sostanzialmente in HDR, quindi dà il massimo della gamma dinamica possibile. Vi faccio vedere questa cosa, poi parleremo in un prossimo video proprio dei profili. Vedete che se il profilo Pro RAW lo vado a spegnere, ci ritroviamo uno scatto più naturale che necessita di lavorabilità. Poi la lavorabilità ce l'abbiamo perché il sensore ha una buona gamma dinamica e una buona tenuta per quanto riguarda i recuperi. iPhone ci dà già una sua soluzione che può piacere, può non piacere. Io la trovo una delle migliori gestioni dell'HDR in assoluto. Comunque non è un punto di partenza da cui mi fa impazzire iniziare nel momento in cui scatto in RAW. Sony invece secondo me ha sovraesposto, quindi difficilmente andremo a recuperare qualcosa, infatti non recuperiamo nulla. Tinta leggermente rossastra, vediamo sulle ombre rispetto ad iPhone, c'è un po' di tendenza al rossastro noto. Vediamo in termini di dettaglio come si comportano. Ok, resa più morbida di Sony, risolvenza secondo me abbastanza simile. Semplicemente qui è già applicato un effetto nitidezza, ma se vado a vedere riproduzione dei dettagli, siamo entrambi con i 12 megapixel. E se vado a forzare un po' la nitidezza sul Sony, secondo me sì, esce un po' di rumore andando a forzare un po' la nitidezza. Rumore che tra l'altro, ve lo anticipo, su tutti gli scatti di Sony è presente, ma anche abbastanza piacevole, devo dire. Molto fine, molto simile a una grana quasi applicata volutamente, mai sfocia, difficilmente sfocia in qualcosa di poco gestibile. Vediamo su altri dettagli. Ecco, vedete? Questo è lampante, ad esempio. Partendo da una resa più morbida, io poi adesso l'ho fatta in maniera molto grossolana, posso tirar fuori una nitidezza anche solo percepita maggiore lavorandoci e tirando fuori qualcosa di piacevole. Quando lo smartphone mi tira fuori uno scatto che è già ipernitido, dove ci vuole pensare lui in sostanza, cosa che non dovrebbe succedere nel momento in cui vado a scattare il RAW, vedete che si creano degli artefatti, si inventano delle cose strane che non sono più recuperabili. Quelli ve li tenete assolutamente, non c'è lavorabilità che
tenga. Anche a livello di sfocato, al netto della differenza di lunghezza focale, lo trovo molto piacevole su entrambi, devo dire. Vediamo con lo Xiaomi invece cosa succede. Questo è Xiaomi in ultra RAW, 12 megapixel, gestione del flare malino, immagine molto opaca. Proviamo un attimo ad allinearla. Eccoci, ho rimosso un po' la foschia, recuperato alte luci. Qui, a differenza del Sony, gamma dinamica pazzesca di questo telefono, ho recuperato praticamente tutto. E in termini di dettaglio andiamo a vedere. Intanto come scienza colore, Sony è quella che in questi tre mi piace di più. Più giusta. Comunque eravamo quasi in golden hour e colori più giusti secondo me sul Sony, ma neanche di poco, sia rispetto all'iPhone che rispetto a Xiaomi. Vediamo il dettaglio invece. Abbiamo fatto sempre un lavoro di nitidezza sul Sony, che forse sullo Xiaomi, vedete, non è praticamente necessario fare. Abbiamo una resa comunque naturale, non c'è quell'effetto molto digitale di iPhone, ma un'immagine più tagliente. Vediamo anche sulla treccia, che su iPhone era molto artificiale. Ci sono artefatti di sorta? No. Per riassumere, su questi tre Sony toppa l'esposizione e si gioca alle alte luci, però a livello di scienza colore è lo scatto che in assoluto preferisco. Mi sembra buono anche il dettaglio in termini di risolvenza della lente. Xiaomi sbaglia l'esposizione, ma ha una lavorabilità pazzesca che ci può portare, applicandoci appunto un pochettino, ad avere quello che secondo me è senza dubbio lo scatto migliore. iPhone, niente di nuovo sotto il sole, scatto più equilibrato. A me non fa impazzire questo effetto HDR dell'Apple Pro RAW, ma in post produzione è una cosa che facilmente possiamo andare a rimuovere. Non benissimo sotto il punto di vista del software in termini di nitidezza, che come abbiamo ormai già visto in parecchi video, secondo me si fa un po' troppo invasivo e rischia spesso di farci cadere nell'effetto acquarello, cartonato e con riproduzioni di dettagli inesistenti, che vanno a creare strani artefatti che poi non possiamo andare più a toccare. A livello di sfocato, nettamente superiore lo Xiaomi. Diaframma più aperto, sensore più grande, non c'è proprio partita sotto questo punto di vista. Nel complesso lo scatto di Xiaomi secondo me è parecchio superiore agli altri due, ma sul teleobiettivo onestamente non mi aspetto niente di diverso neanche per i prossimi scatti. Stessa situazione ma lente principale, quindi 24 mm 23 per lo Xiaomi. Adesso abbiamo a sinistra iPhone e a destra sempre Sony. Anche qui secondo me il recupero sulle alte luci non così incredibile. Iniziamo a capire che è uno smartphone con cui bisogna scattare con una certa cura, prendersi un po' il proprio tempo, perché come gamma dinamica non siamo su livelli altissimi. Qui iPhone secondo me invece ottimissima gestione dell'esposizione, del profilo Apple Pro RAW, che va a fare tutti i suoi recuperi con un effetto però molto meno evidente, un effetto HDR molto meno evidente rispetto a quello che abbiamo visto prima. Vediamo in termini di dettaglio, credo che Sony abbia anche un po' toppato la messa a fuoco qui, che siamo sul sensore da un pollice, ma mi sembra ci sia più sfocato sull'iPhone, quindi sicuramente c'è qualcosa che non va, non ha centrato appieno il soggetto forse, non lo so. Sulla 1x si fa molto più piacevole la resa di iPhone, molto più morbida, meno artificiosa diciamo, si sentono i megapixel in più. Su alcune cose continua a non farmi impazzire l'Apple Pro RAW, qui sul colpo di luce si va un po' a, secondo me, inventare delle cose. Vediamo lo Xiaomi. Sovraesposizione non dissimile da quella che abbiamo e avevamo sul Sony, vediamo però in termini di recupero. E a parità di sensore lavora incredibilmente meglio la lente di Xiaomi, secondo me, sia rispetto a questo Sony che anche rispetto ad iPhone, nonostante questo sia uno scatto in 12 megapixel, mentre quello di iPhone a 50, vediamo, eccolo qui. Giudicate voi, ve le lascio un attimo.
resa più naturale, scatto più tridimensionale, molto più dettagliato, molto più tagliente l'immagine in generale, miglior gestione per quanto riguarda le alte luci, maggior dettaglio, maggior sfocato, maggior tutto. Quindi sulla lente principale secondo me il gap aumenta, l'abbiamo già visto in confronto tra Xiaomi e iPhone. Cambiamo situazione, luce di taglio abbastanza bassa, andiamo verso il tramonto, lente teleobiettivo, quindi 50 mm, 77 mm, appurato che Sony in automatico tende a sovraesporre troppo la propria immagine, vediamo se riusciamo a parzialmente a recuperare, perché secondo me alcune zone non le tiriamo più fuori. Proviamo ad allinearle un attimino. Non mi piacciono entrambe. Non mi piace la riproduzione che qui ha avuto Sony in termini di colorimetria, esposizione sbagliata. Qui invece secondo me è tutto un problema di profilo. Adesso io vado un po' ad abbassare. Scatto immediatamente si fa più naturale su iPhone. Ok, recupero non pazzesco neanche sul telefono Apple, rimettiamo Sony a sinistra. Non saprei, tra le due forse è meglio iPhone, ma nessuna delle due mi fa impazzire. Proviamo a mettere lo Xiaomi, anche lui va un po' in sovraesposizione, un'abilità totalmente diversa sul telefono, sullo Xiaomi 13 Ultra. Xiaomi a sinistra, Sony a destra, abbastanza allineati, recupero delle alte luci, tutt'altra storia sullo Xiaomi. Vediamo in termini di dettaglio cosa succede. Siamo su 75 mm per lo Xiaomi, 50 per il Sony, sfocato molto più pronunciato, sensore più grande, diaframma più aperto, e l'abbiamo visto, insomma, la lente montata su questo Xiaomi è di un altro livello. Vediamo rispetto ad iPhone. iPhone tira fuori un buon dettaglio su questo scatto. Non facile un campo medio così per il teleobiettivo. Bella sfida. In termini di dettaglio, bella sfida tra Xiaomi e iPhone. In termini di resa in generale preferisco lo Xiaomi. In termini di gamma dinamica imbattibile lo Xiaomi. Poi abbiamo l'iPhone che comunque non fa impazzire su questo colpo di luce. Non così estremo, non riesce a tirar fuori granché. E per ultimo il Sony. Ok, scenario totalmente diverso. iPhone a sinistra, Sony a destra, siamo con la lente principale, con la 24 mm. Vediamo in termini di dettaglio cosa succede. Comunque sulla 1x molto bello il dettaglio che tira fuori iPhone, Sony una resa più morbida, colori un po' più spenti. Comunque non mi dispiace come scatto. Molto facile qui la lettura dell'esposizione per entrambi, sono un po' le differenze che abbiamo visto finora. Risolvenza della lente principale molto molto superiore su iPhone e su Xiaomi. Adesso li metto a sinistra, Xiaomi al posto di iPhone. Sì, anche qui dettaglio molto molto superiore. Secondo me l'anno sul groppone del Sony si fa sentire. Ricordiamo che qui siamo di fronte allo stesso sensore, questo ci fa anche capire, a parte il software, ma soprattutto la qualità della lente che piazziamo davanti al sensore, quanto è importante. Molto molto diversa la resa. Altro controluce fatto ad un orario leggermente diverso, ma questo ve lo voglio mostrare più che altro per una nota su una cosa che mi avete chiesto in molti riguardo il RAW e l'Ultra RAW dello Xiaomi. Vedete che qui Sony ci dà una resa secondo me più naturale di quella di iPhone, dove interviene sempre questo HDR che qui complice una gamma dinamica che non può esserci su smartphone, perché volutamente ho utilizzato uno scenario così estremo. Non riesce a combinare granché, si perde chiaramente tutti i dettagli del cielo. Comunque ci dà uno scatto accettabile. Intanto potete anche notare le differenze nella gestione del flare.
scatto di Sony non dissimile, qui secondo me è resa molto più naturale, laddove l'Apple Pro Raw non riesce a compensare come profilo, le cose un pochettino cambiano. Sicuramente non abbiamo nessun tipo di recupero particolare da poter effettuare. Guardate cosa combina Xiaomi in Ultra Raw. Scatto pessimo, o meglio, effetto HDR applicato così, sostanzialmente col cursore applicato al massimo, potremmo dire. Cerca di fare quello che fa iPhone. Qual è il problema? Che iPhone 9,9 volte su 10 lo fa bene, lo fa in maniera accettabile, e poi lavora su un profilo che poi troviamo su Adobe e che possiamo eventualmente andare a rimuovere anche in caso di effetto HDR troppo spinto, che non ci piace, punto di partenza, ecco, per la nostra lavorazione non gradito, possiamo andare a toglierlo. Questa roba qui che ha combinato Xiaomi non la risolviamo più, sostanzialmente è molto difficile uscire da un pasticcio del genere. Guardate invece in RAW come la resa si fa non solo molto più simile a quella di Sony, ma poi subentrando le differenze hardware abbiamo uno scatto che è sicuramente molto più lavorabile. Quindi ecco, per rispondere definitivamente a questa cosa, RAW, Ultra RAW, ragazzi, scattate in RAW e scattate in Ultra RAW solo in quando avete determinate necessità in cui vi serve l'HDR e avete del tempo per gestire la situazione, fare delle prove e vedere a schermo cosa vi esce. Scatti rubati, street, eccetera, scattate in RAW. Altrimenti rischiate di avere il telefono più performante del mercato sotto il punto di vista fotografico e poi degli scatti disastrosi. Ultimo scatto, eravamo quasi entrati in Blue Hour, quindi bella luce diffusa, gestione molto facile per il software qui. Totalmente diversa la lettura, non mi piace, sarò ripetitivo, la resa di iPhone che tende a ipersaturare, a darci questo mega effetto HDR. Molto più naturale lo scatto di Sony, che è sempre qui a destra, poi probabilmente qui le alte luci, esatto, riusciamo anche a tirarle fuori perché siamo in una situazione molto più contenuta in termini di latitudine di posa. È anche vero, come già detto e ripeto, ne parleremo in un prossimo video, che basta andare a spegnere un po' il profilo Apple Pro Raw e poi da lì iniziare con la nostra lavorazione, le cose si allineano. Diciamo che questo è uno scenario talmente facile in termini di luce che non potevano che far bene tutti e tre gli smartphone. Veniamo a noi, confronto fatto più rapidamente possibile perché secondo me erano molto lampanti le differenze, a parte che abbiamo a che fare con un dispositivo di appunto 2 anni fa, ma ormai è molto chiaro, è chiara la direzione di iPhone e di questo profilo Apple Pro Raw, che ok, può essere comodo e ok, tanto lo possiamo gestire in post-produzione. Meno piacevole nel complesso potremmo dire questa ricerca soprattutto sul teleobiettivo e sull'ultra wide, che io, scusate, tendo sempre a non utilizzare, non ho fatto neanche questo caso. Rende un po' artificiosa l'immagine, un po' troppo digitale, non so come dirvi. Gamma dinamica buona, ma superiore a quella del Sony, nonostante un hardware sulla carta superiore di Sony, se andiamo a vedere. Quindi qui viene fuori quanto è incredibile il lavoro in termini di software che si riesce a fare in casa Apple. Xiaomi lo potevamo immaginare, sta un gradino sopra ad entrambi perché c'è un ottimo software dietro, magari non così iperaffidabile e iperperformante come quello di Apple in proporzione all'hardware, ma comunque un ottimo software, sappiamo, con l'intervento di Leica sui profili colore eccetera, e un hardware poi superiore che ci dà degli scatti più belli, cioè poco da fare. Piccola nota, attenzione appunto all'utilizzo dell'Ultra RAW, che può distruggere il nostro scatto rendendolo inutilizzabile. Non capita spesso, anzi capita poco, ma capita, quindi scattate in RAW. Come considerazione in generale sul mondo Sony, che vi posso dire? Io ci ho fatto un paio di giorni di shooting e non avevo mai usato un Sony prima d'ora. Grandissimo pro il tasto di scatto con doppia corsa qua sopra, spero lo integreranno anche in casa Xiaomi e in casa Apple, ma la vedo molto dura. Particolare, sicuramente è un telefono un po' assurdo se vogliamo, sia per il prezzo, che
conosciamo bene e che non scende, sono telefoni di nicchia e lo si vede anche poi nell'interfaccia che propongono, che secondo me ha senso fino a un certo punto. Bella questa riproduzione sostanzialmente dei menu delle loro camere, delle loro mirrorless. Ho visto anche lato video, c'è una modalità dedicata proprio alle televisive, una modalità dedicata alle serie cinealta, cinematografiche. Tutto molto bello, ma anche molto meccanico l'ho trovato, poco funzionale. Probabilmente sono telefoni che hanno senso nel momento in cui, a parte possiamo permetterceli, ma magari siamo dei professionisti, utilizziamo macchine Sony un po' in tutte le nostre lavorazioni e vogliamo allinearci in qualche modo. So che c'è grande compatibilità tra lui e le mirrorless e le macchine da presa, ci vogliamo allineare al nostro brand e è un po' così, uno status se vogliamo. Non gli trovo molto altro senso al netto del prezzo, ma anche se avesse avuto le stesse performance fotografiche di uno Xiaomi 13 Ultra, per dire, mi sembra un po' un telefono un po' difficile. Ecco, poi parlo sempre della parte fotografica io. Bello però, volevo fare questa considerazione finale, vedere come siamo di fronte a tre super top di gamma che hanno tre approcci comunque molto diversi per quanto riguarda le scelte fotografiche e quindi si comincia a notare come anche il mondo degli smartphone, un po' come il mondo delle camere, inizia ad avere una differenziazione, se vogliamo, ben precisa. Noi sappiamo che non esiste la camera che è adatta a tutti gli utilizzi, in base al nostro tipo di lavoro ci rivolgiamo a un brand piuttosto che un altro, a una camera piuttosto che un'altra, e non ha neanche senso paragonarle tra di loro, ok? È inutile paragonare una Leica da street photography a una Sony A7R Mark III, che va incontro a necessità totalmente diverse, proprio no sense fare un paragone. Negli smartphone questa cosa si inizia, secondo me, a intravedere, ad immaginare in qualche modo, quindi non lo so, che devo fare? Devo continuare con questi confronti Lightroom? Fatemelo sapere voi nei commenti. Vi ricordo, se non avete ancora messo segui al canale, di farlo. Seguitemi anche su Instagram e su TikTok se vi va, e noi ci vediamo alla prossima.